Ragazzi, siamo qui, ultima live reaction dell'anno, Milan Sassuolo, e vuol dire solo una cosa: Pioli, per ogni risultato, che sia vittoria, pareggio o sconfitta, verrà esonerato dopo questa partita? Lo vedremo, però io spererei di terminare l'anno 2023 con gioia piuttosto che con smadonne. So che voi volete le smadonne, io no, il mio fegato nemmeno. Tocco sul pallone. Pinamonti. Oh, Maignan rischia con Pinamonti subito dopo un minuto e 30. Renders. Renders. Disinnesca lateralmente. Poi Giroud per il piazzo. Per la Serra. Fuori gioco. Tutto fermo, fuori gioco. Fuori gioco. Recupera questo pallone. Renders da lì deve tirare. Dopo il fuori gioco è netto. Ah, vabbè. Ma rientra dal fuorigioco Giroud, dai. Ancora in possesso palla. Oh, Benasser. E va vicino al palo. Ha trovato un volo, cambia direzione Benasser. Bello. Rafa. Rafa, vai in figa. E allora. Solo corner. Angolo. Perché Benasser. Leao, Leao. Alleluia. No. No, ancora fuori gioco. No, parole. Alleluia, un cazzo. Ah, cosa ha preso Maignan? L'ho appena detto, eh. Guarda, guarda la parata. Guarda, 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 guarda. Sai che va lì, sai che le vuole calciare. Bravo Maignan, che ci arriva perché la palla. Cioè, c'è arrivato come cazzo. Mamma mia. E gran parata di Maignan. Fine primo tempo. Iniziato il secondo tempo. Tolian, 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 Maignan in due tempi. Mamma mia, Berardi. Berardi. Berardi è l'uomo più pericoloso. Tacci tu a Berardi. Passivi nell'attendere questo tiro. Lo spinge tutto San Siro. Fa Leao. Leao prende velocità contro Roma Tre Soldi, che invece fa sulla linea interna. Rafa, Rafa, non riesci più a fare un cazzo. Perso la distanza con il pallone. Oh, che cazzo prende? Velocità e velocità. Poi cambia direzione. Renders. Benasser. Per Pulisic. C'è! Porca vacca! Finalmente! Questo non me lo annulli! Chris! Pulisic! Juan Tre Soldi ormai in ritardo, la molla lì, ma Pulisic è molto bravo in questo taglio, da sinistra a destra, ruolo che ama lui, e trova un gran gol. Sesto in campionato per Pulisic, è andato con cattiveria ad attaccare centralmente il Milan, e Sassuolo prende gol anche stasera. L'urlo di San Siro. Sbaglia tutto il difensore del Sassuolo, credo Tre Soldi, e praticamente fa lui l'assist per Pulisic. Sì, Tre Soldi sbaglia tutto. L'intervento di Juan Tre Soldi quasi ha agevolato la giocata di Pulisic, che comunque si sarebbe presentato davanti a Consigli. Gran pallone di Benasser. Consigli la tocca, ma non basta. Tre Soldi praticamente più uno al fantacalcio per l'assist. Juan Tre Soldi è arrivata. Pulisic solo davanti a Consigli. Alleluia. È inquadrato in questo momento ed è già pronto Samu Castiglieco. Attenzione, esce Berardi, entra l'ex Samu Castiglieco. L'Oriente accelera per Torsved. L'Oriente. No, no, non farlo tirare. Porca Il Milan non deve rilassarsi, non deve pensare che basta poco nella gestione, anche la palla quando Teo a terra, però andiamo a vedere come l'Orientale con 1-2 si è spalancato la porta. Teo è bravo a uscire, però l'Orientale lì sappiamo quanto può essere anche decisivo. Milan non deve pensare che questa partita la porta a casa solo con il palleggio, che sa solo alla qualità, ma nei singoli lo strappo. Bordo campo per Davide Bernardi.
Esordio. Esordio per Kevin Zeroli della primavera con Loftus Cheek che esce. Mamma mia, Zeroli. Dai, Flo. Bello, Florenzi, che bello! Palla buona per Leao. Firmato al momento della conclusione. Non parole. Cioè voleva fare il tiro sotto le gambe, capito? No, ma porca puttana, passa la prima. Porca troia, contropiede. Oh, si è addormentato Lorente, meno male. Senza farsi sentire. E poi chiude in parabola discendente il suo 2023 Rafa Leao. Con le cifre che avevamo ricordato anche prima, con un solo gol negli ultimi tre mesi. Un gol in tre mesi. In tutto il 2023. Kvara ha fatto anche di più. Sì, era da un po' che non segnava, mi ricordo anche Kvara da mesi che non segnava, ma poi almeno Kvara qualcosina in più ha fatto, nonostante il Napoli stia facendo cagare. Castieco. Scommetti gol dell'ex di Castieco. Ma no, che cazzo fanno? Ho già capito, vecchio. È solo pareggio. Finita! Sofferenza, gol di Pulisic, assist di 3 soldi di Hortomuso. Finisce così il 2023 del Milan, probabilmente ancora con Pioli in panchina anche nel 2024. Buon anno a tutti, ragazzi.